Sono qui per testimoniare un'idea di città che ci aspettiamo come sistema universitario, per cui parlo, diciamo, come ricercatore, come responsabile di un'istituzione che opera sul territorio e si sente anche una risorsa sul territorio. E quello che vorrei dire è che condivido quest'idea di città della scienza che il sindaco ha prima delineato nel suo intervento. Penso che sia una grande opportunità per questa città configurarsi a pieno titolo come città europea della scienza, perché tutti i fattori e gli ingredienti giusti ci sono: un sistema universitario fra i migliori al mondo, un sistema della ricerca ben articolato, che ha radici storiche ma che guarda anche il futuro in termini di progetti, di attività, di programmi della ricerca internazionali. E credo che quello che il sistema universitario si aspetta, e tutti i ricercatori che giocano il loro futuro qui in questa città, sia di trovare un'amministrazione sensibile alla sfida di trasformare gradualmente questa città in una città che sta in un contesto europeo alla pari con Oxford, con Lovanio, con altre grandi città della ricerca e della scienza. Ci sono decine di migliaia di studenti che decidono di venire a studiare a Pisa e scelgono questa città. Quindi la nostra responsabilità come responsabili delle istituzioni accademiche, come amministratori di questa città, deve essere quella di cercare di rendere questa città un ambiente adeguato allo sviluppo, al loro studio, al loro sviluppo, e un ambiente che diventi davvero come propulsore dell'innovazione, sia per il sistema industriale, sia per le istituzioni pubbliche e private. Abbiamo di fronte una serie di opportunità, fondi di ricerca. La scorsa settimana eravamo con il sindaco a Firenze, dove il ministro Profumo ha presentato i bandi di ricerca su Smart Communities e Smart Cities, e abbiamo insieme presentato quello che stiamo facendo e quello che abbiamo intenzione di fare. L'amministrazione comunale deve essere, come ho detto anche in presenza del ministro Profumo, il governo di questo sistema, quindi non è tanto smart city, smart community, ma smart government. Se non c'è un governo intelligente del sistema, non riusciremo mai a mettere a frutto la ricerca, il serbatoio di persone, i talenti che vengono a Pisa e tutto quello che da questo può essere derivato per il bene dei cittadini. Alla fine il nostro obiettivo e l'obiettivo di questi bandi è la ricaduta di quello che noi sviluppiamo sul territorio, lo sfruttamento industriale, e anche infine ultimo è il bene di chi abita questo territorio e delle persone che sono destinatarie dei prodotti e dei servizi che noi sviluppiamo. Quindi noi ci aspettiamo che quest'idea di città della scienza porti i suoi frutti. È già stato fatto molto, ci aspettiamo ancora di più, ci aspettiamo di costruire insieme un sistema che faccia veramente dell'università e della ricerca il motore di sviluppo. Grazie. Grazie.